riscontrato che lo studente che in Italia si iscrive ad un corso di economia universitario è probabile che si imbatta in un corso che gli dia una visione dell'economia che è tendenzialmente quella che possiamo chiamare mainstream, oppure possiamo definire anche neoclassica o nuova economia classica, che poi sfocia anche in quelle visioni che sono quelle del real business cycle. E diciamo che non dà troppa attenzione a quelli che sono altri tipi di approccio. Secondo lei, professor Zamagni, è necessario riformare in questo caso i corsi di studi economici e inserire anche quelle visioni che non sono, diciamo, dominanti, le visioni critiche del pensiero economico, sia partendo dall'interpretazione di Keynes fino a Sraffa, Minsky e tutto il resto del pensiero critico, fino anche agli apporti più recenti che sono stati dati dalla storia del pensiero economico? Ecco, questa è una domanda molto importante e molto interessante ed impegnativa. Questo è purtroppo la situazione che si vive oggi non solo in Italia, ma anche in altri paesi del mondo occidentale. E cioè l'affermazione nel corso dell'ultimo quarto di secolo, quindi 20-25 anni, di quello che è noto come il pensiero unico. Il pensiero unico è nato dapprima in altri ambiti disciplinari ed è arrivato anche all'economia. Qual è l'idea? L'idea è che, ovviamente sbagliata, che io ho da sempre contestato, che per affermarsi come scienza forte e quindi significativa e significante ad un tempo stesso, l'economia, o meglio tutti gli economisti, dovessero parlare lo stesso linguaggio e pensarla alla stessa maniera. Allora, a partire da questa evidentemente considerazione, cosa è accaduto? Che poiché quando questa linea, questo vento ha cominciato a soffiare, la linea di pensiero dominante era quella neoclassica, evidente che il neoclassicismo è diventato il mainstream, con una aggravante, che il pensiero neoclassico vero e proprio era molto più pluralista del mainstream attuale. Pensiamo a gente come John Hicks, pensiamo a gente come, potrei fare una lunga, a cominciare da Barras. Barras è francese e siamo 1874, è indicato come il fondatore del neoclassicismo. Ma la gente non sa che Barras, oltre ad aver scritto il suo libro che si chiama Elementi di economia politica pura, dove c'è come il cuore del neoclassicismo, ha scritto anche un volume di economia sociale. E Barras era un socialista, gente che non sa. I primi neoclassici erano tutti di sinistra, politicamente parlando. Perché? Perché evidentemente capivano la distinzione. Quando si fa un ragionamento analitico, analitico vuol dire matematico, bisogna stare a rigore, ma quando si va a applicare il discorso, i principi economici alla realtà effettuale, bisogna tener conto. Ecco perché ad esempio lui proponeva per esempio una tassa patrimoniale, la redistribuzione delle terre e così via. Quindi non era un rivoluzionario, potremmo dire, alla Marx o alla Lenin, però era un socialista. Eppure tutti dicono, Barras è il fondatore assieme a Menger e a Givens inglese e Menger austriaco del neoclassicismo. Questo per dire che magari avessimo oggi i veri neoclassici, è che non ci sono più, perché in quest'ultimo quarto di secolo quella corrente di pensiero è diventata il pensiero unico. E quando una corrente di pensiero diventa unica, impone l'egemonia, quella che si chiama, Gramsci chiamava, l'egemonia culturale. Quindi dai corsi di studio non si deve parlare né di Marx, né di Minsky, né di Kaleski. Kaleski è ignoto, basterebbe fare un sondaggio. E Keynes viene citato, perché non si può non citarlo, però lo si cita in negativo, ma in positivo, come dire, c'è Keynes che ha detto questo, sappiate che bisogna fare il contrario. Quindi sarebbe meglio forse ignorarlo piuttosto che presentarlo in questo. Questo oggi è il vero problema che riguarda il mondo occidentale, e cioè l'affermazione di un pensiero unico che è stato favorito anche, e questa è una cosa veramente interessante da notare, dall'affermazione di quelle tecniche matematico-econometriche statistiche, che le materie si chiamano econometria, statistica economica, che hanno preteso di quantificare ciò che non è quantificabile. Lì è stato fatto un errore di epistemologia che io non manco mai di sottolineare, cioè l'idea che per misurare i fenomeni bisogna quantitativizzarli, ma non è vero, perché si può misurare anche la qualità, in questo caso la qualità ad esempio dei rapporti umani.
Ma secondo quell'errore epistemologico, siccome io non posso misurare il senso con una metrica quantitativa, il modo con cui sono trattate le persone nei luoghi di lavoro, allora viene eliminato. Da qui l'implicazione che il PIL è tutto ciò che determina il benessere di un popolo, di una nazione. Ma il PIL misura soltanto le quantità, non misura le qualità. Ecco perché in tempi recenti si parla del BES, del benessere equo solidale, scusate, equo e sostenibile, e altre forme di misurazione che vanno oltre il PIL. Questo allora per dire che c'è una... Io sto vedendo la luce alla fine del tunnel, perché questa crisi ha rappresentato lo spartiacque. Questo è il punto. Cioè la crisi è devastante, però aspetti di positività ce ne ha, che è quella di fare giustizia, in questo caso, di un mainstream che ha fatto credere ciò che non doveva far credere, perché nella scienza non si deve credere, si crede nella fede. Chi ha fede crede, uno scienziato non deve dire credo, deve dire io affermo questo, faccio una verifica, vado a vedere se le cose migliorano o peggiorano e dopo concludo. Invece era accaduto che il pensiero unico diceva bisogna credere. Io ricordo un dibattito di qualche tempo fa, immediatamente prima della crisi, con un collega americano, la Johns Hopkins, che ad un certo punto, siccome gli esternavo le mie critiche all'ipotesi antropologica dell'homo economicus, lui mi dice, what do you mean? Don't you believe in homo economicus? Che vuol dire? Cosa vuoi significare? Non credi forse tu all'homo economicus, che sei un economista? E io gli ho risposto, hai detto la parola giusta, hai detto non credi, ma tu non sei più uno scienziato, perché allora sei diventato un sacerdote laico di una come dire, corrente di pensiero che ha le caratteristiche della religione immanentista. Perché quando mai nella scienza si dice crede? In campo scientifico si dimostra, non si crede. Nel momento in cui tu dici crede, mi viene a dire che tu hai una forma mentis che è infarcita di nozioni, di cognizioni che non hanno un sostrato scientifico. Lui ovviamente ci rimase male, però siamo rimasti amici ugualmente, eccetera. Ecco allora quello che voglio dire, che questa crisi ha fatto da detonatore e io mi aspetto, non subito, ci vorranno ancora alcuni anni, ma non troppi, per una modificazione. Un esempio per tutti, per concludere. 2 anni fa, all'Università di Princeton, una delle più famose americane, il famoso economista Mankiw, autore di un libro di testo di macroeconomia tradotto in italiano e usato da tanti studenti italiani, è stato contestato in aula dai suoi studenti, ed eravamo a Princeton, e quindi nelle top university. E perché l'hanno contestato? L'hanno contestato, e lui ha dovuto chiedere scusa, e la lettera ha fatto il giro del mondo, con questa argomentazione. Dice, noi ti contestiamo non perché tu sei un neoliberista, libero di essere, ma perché tu, essendo neoliberista, insegni a noi studenti solo quel verbo, solo quella musica, non ci fai ascoltare altre musiche. E noi studenti abbiamo, oltretutto paghiamo, perché in America si paga l'università, abbiamo il diritto di sapere anche quello che su questi temi macroeconomici, occupazione, inflazione, sviluppo, eccetera, eccetera, cosa dicono altre correnti di pensiero. Tu non puoi imporci un'unica visione del mondo. Questo ha avuto un impatto enorme, perché da allora mi dicono i miei colleghi con cui sono in rapporti che questo deve girare vergognandosi, perché insomma la contestazione non è stata di vecchio stampo, ti contestiamo perché tu non la pensi come noi, perché se gli studenti avessero fatto questo sarebbero stati anche loro dei massimalisti e dei come gli altri. Invece gli ha detto, no, noi ti contestiamo, tu hai il diritto di dire il tuo pensiero, però ci devi anche raccontare l'altra storia o le altre storie. E così noi facciamo, siccome siamo studenti universitari maturi, la nostra sintesi. E questo è un esempio clamoroso, ma ce ne sono tanti altri che succedono nelle nostre aule, eccetera. Ecco perché sono moderatamente ottimista circa il prossimo futuro. E cioè vedo che ci sono tutta una serie di segnali che stanno decapitando il, diciamo, modello del mainstream e aprendoci. Qual è però il problema? E questo chiudo. Il problema è che non abbiamo i professori. Questo è il problema. Cioè dire, se domani il ministro
facesse un decreto, cosa che non farà perché non si può fare, ma ipotesi, dicendo nelle facoltà di economia, nei corsi di laurea in economia bisogna insegnare oltre a mainstream, Minsky, Kalesky, Marx, Keynes, eccetera, può anche farlo, ma non succederebbe niente. Perché? Perché i professori che si sono formati negli ultimi 30 anni hanno forgiato la loro forma mentis in una maniera tale per cui non sono adeguati e non sono in grado di passare ad altri paradigmi. Perché per passare ad altri paradigmi ci vuole del tempo, non basta digiucchiare, ci vuole evidentemente una capacità. Io ho avuto la fortuna di formarmi in un'epoca precedente a questa dell'avvento del mainstream, e quindi ecco perché ho scritto il libro di testo con l'amico Screpante, che è un libro di testo che è il più venduto a livello mondiale. È stato tradotto in 5 lingue e io non ho mai fatto nulla, non abbia fatto nulla, oltre che in inglese, persino in greco è stato tradotto, in coreano, eccetera, cosa che mi ha stupito. E l'ha prodotto una casa editrice primaria, la Oxford University Press, che quindi insomma è come dire la casa cui tutti aspirano, eccetera. Ma perché? Perché chi legge quel libro capisce che c'è un approccio pluralista. E io e i miei studenti alla Bocconi, dove ho insegnato 22 anni, dedicavo una fetta ragguardevole di tempo al pensiero marxiano, ai suoi sviluppi, sino a Minsky, eccetera. E eravamo nella Bocconi e gli studenti erano contentissimi. Non ho mai avuto una contestazione così, perché io ho insegnato anche nel periodo della contestazione, che chi ha una certa età ben si ricorda, e così. Allora il punto è che oggi non abbiamo i docenti preparati per questo. E allora questa è una difficoltà, ma come tutte le difficoltà sarà superata, perché la nuova generazione degli economisti, quelli che si laureano adesso e che decidono di intraprendere la carriera universitaria scientifica adesso, già respirano un'aria diversa anche quando vanno all'estero, e quindi sono sicuro che fra un po' di anni, forse 10 anni, quando questi saranno pronti ad insegnare, sono in grado. Nel frattempo bisogna che i giovani attraverso, ecco perché l'associazionismo è importante, le associazioni culturali, perché rappresentano l'unico spazio dove uno può respirare una boccata d'ossigeno diversa da quella che apprende nelle aule universitarie.